Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Il tempo aggiusta tutto, scioglie i nodi che vengono al pettine, fa vedere le cose in una prospettiva diversa. E riavvicina le persone che si vogliono bene. Il tempo è terapeutico. Ci sono volte però in cui il tempo ci viene strappato via e allora non puoi più riappacificarti con tua figlia, non puoi più vederla crescere e trasformarsi in una piccola donna, non puoi più abbracciarla e sperare il meglio per lei. Arriva il tempo in cui bisogna lottare per la giustizia. Oggi vi racconto la storia di Federica Mangiapelo e il delitto del lago. Federica è nata il 9 febbraio del 1996, è la prima di due figli in una famiglia romana. La mamma Rosella lavora in un centro sociale con bambini in difficoltà, mentre il papà Luigi ha una bancarella d'abbigliamento al mercato. Quando Federica ha 4 anni nasce suo fratello Stefano. Federica da piccola è sempre stata una bambina molto vivace e crescendo è diventata un'adolescente ribelle. Quando era piccola soffriva di spasmi affettivi, che consistono in episodi di apnea in cui i bambini involontariamente smettono di respirare e possono svenire. Non è una patologia grave e si risolve con la crescita intorno agli 8 e i 10 anni. Ma Federica, quando aveva una crisi di pianto, perché questi spasmi sono causati da stimoli emotivi, quando aveva una crisi di pianto sveniva con grande spavento dei suoi genitori. Durante la scuola elementare queste crisi si presentano con una certa frequenza e Federica si sente diversa dagli altri bambini. Non le piace andare a scuola, non riconosce l'autorità degli insegnanti e non riesce ad accettare le regole che le sono imposte. Intorno ai 10 anni gli spasmi affettivi spariscono, ma Federica si trova ad affrontare un'ulteriore difficoltà, la separazione dei suoi genitori, che non è mai riuscita ad accettare. Federica aveva mille sogni nel cassetto. Una volta terminata le scuole medie, si era iscritta ad un istituto professionale per fare la parrucchiera. E si era iscritta anche ad un corso per fare la bagnina, perché lei adorava l'acqua, adorava il lago e voleva unire il l'utile al dilettevole. A 15 anni, come tanti di noi, affronta l'adolescenza con un grande senso di inadeguatezza e teme di non essere bella, di non riuscire a trovare un bravo ragazzo. Federica è la tipica adolescente che davanti agli altri si dimostra forte, che non si fa mettere i piedi in testa, ma che in realtà dentro di sé è debole e insicura. Federica era una ragazzina con una maschera da donna. Era ancora immatura, ma lentamente e progressivamente stava acquisendo maturità, forza e consapevolezza. È in questo periodo particolarmente delicato che Federica incontra Marco Di Muro. I due si conoscono a casa di amici. Lui ha 24 anni, è di Formello e saltuariamente lavora come barista. Quando inizia la sua relazione con Federica, Marco ha 24 anni e comincia a uscire con gli amici di lei, che hanno 15 e 16 anni. Marco è il tipico ragazzo che vuole dare di sé un'immagine completamente diversa dalla realtà. Nella realtà, Marco è un ragazzo insicuro, introverso e prepotente. Federica, nonostante tutto, nonostante il fatto che siano così diversi, decide che quel ragazzo insicuro e introverso è l'uomo della sua vita. Lei è affascinata dal fatto che lui sia più grande, che abbia un'auto e pensa che possa insegnargli molte cose. Pensa lei. Dopo un iniziale e breve periodo di tranquillità, il loro rapporto si incrina. Alla mamma Rosella, Marco sin da subito non piace, ma accetta la sua presenza in casa perché vuole tenere sotto controllo la situazione di sua figlia.
Marco e Federica trascorrono la maggior parte del loro tempo chiusi in casa, perché entrambi non lavorano, cosa che i genitori di Federica non vedono di buon occhio. Il rapporto tra Federica e Marco è caratterizzato da frequenti litigi che sono causati dalla gelosia di Marco e dal fatto che lui si vuole imporre con prepotenza su una ragazza come Federica, a cui di certo non manca il carattere. Diversi episodi, anche di una certa gravità, hanno destato la preoccupazione di Rosella e di Luigi, dei genitori di Federica, che hanno cercato in tutti i modi di far ragionare la loro figlia, che però, come tanti adolescenti, è irremovibile. A causa di questi problemi, il rapporto con la mamma, con Rosella, si fa sempre più teso e la situazione precipita quando Federica scopre che Rosella e Luigi si sono rivolti ai carabinieri. I due genitori si sono rivolti ai carabinieri chiedendo aiuto, ma in questa situazione non c'era una base per poter procedere ad una denuncia. Luigi e Rosella si sentono impotenti davanti a questa situazione che sentono gli sta sfuggendo dalle mani. Si rivolgono persino ai servizi sociali, con esito addirittura peggiore. Nelle 2 settimane precedenti al tragico epilogo, Federica era andata a vivere a casa di suo padre, a casa di Luigi, perché non parlava più con la mamma Rosella, anche se lei ogni pomeriggio andava a fare la volontaria nel centro dove la mamma lavorava come educatrice. Federica negli ultimi tempi stava valutando se intraprendere anche lei la stessa strada della madre e lavorare come educatrice. Gli hanno però spezzato le ali troppo presto, non le hanno dato il tempo di capire quello che voleva fare e non hanno dato il tempo a Rosella di dirle che forse quella era proprio la strada per lei. Rosella purtroppo non ha avuto neanche il tempo di chiarirsi con sua figlia, di riappacificarsi, di parlare serenamente con lei. In qualche modo invece Luigi in quel periodo era riuscito a ristabilire un rapporto con la figlia, a riaprire la comunicazione. Federica andava a lavorare con lui alla bancarella del mercato e si era rivelata essere molto brava, era piena di idee e di propositi. Mentre Rosella, per cercare di ristabilire una comunicazione, aveva scritto a Federica una lunga lettera in cui diceva alla figlia che capiva come lei si sentiva e cosa provava e che poteva ritornare a casa quando avrebbe voluto. Federica, prima di essere uccisa, ha risposto a sua madre a quella lettera e le ha risposto così: "Ciao mamma, io sì, sto bene, diciamo. Te come stai? Spero bene. Ma le parole che mi hai scritto sono molto belle e molto sentite, però in questo periodo sono molto arrabbiata con te. Pure perché le parole che hai detto e quello che hai fatto ha fatto male, perché sono cose bruttissime da dire. Vabbè, come tutte le cose che ti ho chiesto, tu mi facevi la promessa, sì, vabbè, eccetera, eccetera, invece non accadeva mai niente. Mi avete sempre voluta diversa da quella che sono. Volevate una figlia che andava bene a scuola e io andavo male. Volevate una figlia che vi ascoltava e io non ho mai ascoltato. Volevate una figlia tranquilla e io ho sempre fatto danni. E come tutte le altre cose, non vi ho saputo dare quello che vi aspettavate da me. Mamma, io lo so che in questo momento non ci comprendiamo. Salutami nonna, ma sappi che io sono sempre con te." Purtroppo quelli sono gli ultimi giorni di Federica e nessuno può immaginarlo, nessuno può immaginare che non c'è più tempo per cercare di ristabilire quegli equilibri, che non c'è più tempo per perdonarsi. Quel mercoledì 31 ottobre 2012, al mattino Federica, come al solito, va a lavorare al mercato con il padre e al pomeriggio invece si reca al centro sociale dove lavora la madre per fare del volontariato con i bambini. Poi rientra a casa e si prepara per uscire alla sera per festeggiare Halloween con Marco e un loro amico. Federica aveva il coprifuoco alla 1, per quell'ora sarebbe dovuto tornare a casa. Federica quella notte non tornerà più a casa. Il 1 novembre 2012, alle 9 del mattino, un uomo che sta facendo una passeggiata scopre sulla spiaggia del lago di Bracciano,
all'altezza di Anguillara Sabazia, il cadavere di una giovane ragazza. Il corpo viene identificato subito. Si tratta di Federica Mangiapelo e i suoi genitori, che la stavano già cercando disperatamente, accorrono subito sul posto. La sera prima, Federica, Marco e l'amico Tony si sono diretti presso lo Shanti Caffè per festeggiare la notte di Halloween e i tre si erano vestiti a tema arancia meccanica. Durante la serata scoppia tra Federica e Marco un litigio per un motivo banale, un'effusione non ricambiata di Federica. Verso la una i tre lasciano il locale. Quando sono in macchina, all'altezza del piazzale della Banca Nazionale del Lavoro, la lite arriva al suo culmine con la frase pronunciata da Federica: «Io per te sono morta», frase che fa infuriare Marco, che ferma la macchina, apre la portiera e fa scendere Federica lì, in mezzo alla strada, sotto la pioggia, in piena notte, pur sapendo che Federica aveva anche paura del buio. Marco riparte e porta a casa Tony, che abita a 600 metri di distanza, e poi torna indietro alla ricerca di Federica. Federica viene vista da una coppia di ragazzi alla 1:24. I due stanno riconsegnando una videocassetta e la vedono camminare verso il centro di Anguillara. Questa testimonianza è confermata dalle immagini di videosorveglianza della videoteca. Quella è l'ultima volta che Federica sarà vista in vita, tranne da chi l'ha presa e l'ha portata a Vigna di Valle e che l'ha uccisa. Da quel momento per i carabinieri c'è un vuoto da colmare, perché Marco risulta essere tornato a casa alle 3:02, momento in cui Marco accede a Facebook dal PC di casa e lo fa per mandare un messaggio a Federica, anche se sa che la ragazza non potrà leggerlo, perché a casa del padre non ha un PC e non può navigare col suo cellulare. Marco ha sempre dichiarato di essere tornato indietro a cercare Federica e di non averla trovata, ma questa affermazione è smentita da due particolari. Il primo è la testimonianza che ha visto Federica passare a piedi all'1:24 verso il centro di Anguillara. Se Marco fosse tornato indietro, non avrebbe potuto non vederla. E la seconda è una testimonianza di una videocamera di sorveglianza, quella del benzinaio al centro di Anguillara, che riprende Marco fare benzina tra le 2:24 e le 2:27 di quella notte. E la sua macchina è proprio nella direzione che va da Vigna di Valle ad Anguillara. E la distanza tra Anguillara e la casa di Marco è proprio di 25-30 minuti. I tempi coincidono perfettamente. Marco era rientrato in casa alle 3 del mattino e aveva mandato a Federica due SMS e quel messaggio Facebook proprio per costituirsi un alibi. Inizialmente la morte di Federica era stata stabilita approssimativamente nelle prime ore di quel primo novembre, ed erano state escluse come causa della morte l'annegamento o una morte violenta. La morte di Federica era stata attribuita a una miocardite, un'ipotesi plausibile perché era affetta da questa anomalia cardiaca. I genitori di Federica però non credono assolutamente che la morte della figlia sia un incidente, e nel frattempo Marco si proclama innocente. Il 1 novembre 2012, quando Marco viene ascoltato dai carabinieri in seguito al ritrovamento del corpo di Federica, il ragazzo ammette soltanto le violenze. Dice che picchiava Federica per educarla e poi ribadisce il fatto che l'aveva lasciata per strada in seguito ai suoi insulti e che quando era tornata a cercarla non l'aveva più trovata. Qualcosa però non quadra, e solo grazie alla tenacia dei suoi genitori e del loro avvocato le indagini vengono riaperte. Ci sono troppi indizi che conducono tutti su quel fidanzato. La prospettiva cambia con l'esito della seconda autopsia, che stabilisce che Federica è morta per annegamento. Ma non si spiega come Federica possa essere morta annegata, lei
che era un'esperta nuotatrice. Inoltre, il punto in cui è morta, l'acqua era profonda solo 30 centimetri. Gli inquirenti scoprono che Marco, quando era tornato quella notte, aveva lasciato un biglietto a sua madre. Gli aveva lasciato i vestiti chiedendolo di lavarli anche in caso di maltempo. Gli inquirenti poi, interrogando Tony, scoprono che Marco ha tentato di consegnare loro delle scarpe diverse da quelle che indossava quella sera. E ne hanno il riscontro visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza del benzinaio. Marco non ha fatto il furbo soltanto con le scarpe. Quella notte Marco ha usato la stessa SIM in due cellulari, ma ha tentato di consegnare ai carabinieri un cellulare più vecchio rispetto a quello che stava utilizzando. I carabinieri lo vedono perché è su una mensola della finestra che sta asciugando. Dopo specifici esami, gli uomini del RACIS scopriranno che è proprio quello il cellulare che Marco quella notte ha usato fino a tarda notte, e questo comportamento è estremamente sospetto. Marco ha mentito anche sull'orario in cui avrebbe mandato i messaggi a Federica. Infatti sostiene di essere tornato a casa tra l'una e mezza e le due e di aver mandato i messaggi a quell'ora, mentre i messaggi risultano inviati alle 3 del mattino. Ma allora, se è tornato a casa all'una e mezza, perché aspettare fino a quell'ora per mandare i messaggi? Il 27 settembre 2013, Marco Di Muro, che fino ad allora si era avvalso della facoltà di non rispondere, si presenta davanti ai carabinieri di Aostia per rilasciare delle dichiarazioni spontanee, ma si sottrae a un confronto. Il ragazzo dichiara: «Non intendo rispondere alle domande che mi verranno rivolte. Sono venuto qui per rendere spontanee dichiarazioni. Dopo aver riaccompagnato a casa il nostro amico, sono tornato indietro e Federica non l'ho trovata. Ho continuato a cercarla nei paraggi e non l'ho vista. Mi è sembrata di vederla dentro una macchina, che poi ho perso di vista. Quindi mi sono recato a fare benzina presso il distributore di Anguillara, dove ho messo 5 euro di benzina a self-service. Quindi è sicuramente corretta l'intuizione dei carabinieri che mi hanno individuato presso il distributore. La sera dell'interrogatorio ero confuso e stanco per la lunga attesa e non ho dato importanza a riferire questi fatti. A tarda sera mi è stato riferito della morte di Federica e questo mi ha confuso ancora di più. Voglio specificare che lavo sempre la macchina e la lavo tuttora in maniera maniacale e ho messo in lavatrice i vestiti per riutilizzarli il giorno dopo. Non avrei mai potuto fare del male alla mia ragazza o abbandonarla, in quanto ci amavamo. Dopo la morte di Federica, la mia vita è cambiata e se non l'avessi fatta scendere non sarebbe successo tutto questo. Sono molto addolorato». Luigi, in varie trasmissioni televisive, ha invitato più volte Marco a raccontare quello che è successo quella notte. Di tutta risposta, Marco Di Muro, nel mese di maggio del 2014, scrive un messaggio su Facebook rivolto ai genitori di Federica. «Se un giorno mi andasse di parlare, farei uscire i pessimi genitori che siete realmente e neanche mi farei pagare per farmi intervistare, perché io non ce mangio sopra la morte di mia figlia. Ti auguro di soffocare ogni volta che dirai il mio nome». Dopo queste pesanti accuse da parte di Marco, i suoi legali prendono le distanze da lui, chiedono scusa ai genitori di Federica, sia da parte loro che da parte dello stesso Marco. Marco Di Muro è stato arrestato il 29 dicembre del 2014. È stato arrestato per omicidio volontario. Inizialmente ha avuto i domiciliari, poi è stato tradotto in carcere. Marco si è sempre dichiarato innocente. Stando all'esito della perizia dell'incidente probatorio, Federica è morta intorno alle 3 del mattino, dopo un violento litigio. Marco ha riaccompagnato sua amica a casa e poi è tornato da Federica e insieme sono andate sulle rive del lago di Bracciano. Lì hanno litigato di nuovo, hanno avuto un violento litigio. Marco l'ha strattonata, l'ha gettata a terra e poi le ha tenuto con le mani la testa sott'acqua, a lungo, nelle acque gelide, fino a quando Federica è morta annegata. Ad incastrarlo è stato anche il quantitativo di sabbia rinvenuto nelle sue scarpe. Quello rinvenuto
della sua auto, nonostante lui il giorno dopo l'avesse accuratamente lavata, e sui vestiti, dove sono state trovate anche le diatomee, le alghe caratteristiche del lago di Bracciano, alghe che sono state ritrovate anche nei polmoni di Federica. I difensori di Marco Di Muro hanno puntato su due elementi. Il primo è il fatto che sul corpo di Federica non sono state trovate tracce di colluttazione. Il secondo è il fatto che nello stomaco di Federica non è stata trovata acqua. Secondo i legali, infatti, Federica è stata sì gettata in acqua, ma non è stato quello ad ucciderla, non è stato sufficiente. Quello che l'ha uccisa sarebbe stata poi il fatto che è sopraggiunta la miocardite. Il 17 luglio del 2015 l'udienza preliminare con rito abbreviato condanna Marco Di Muro a 18 anni di reclusione. Nel settembre del 2016 la prima corte d'assise d'appello riduce la pena a 14 anni di reclusione. Gli vengono infatti riconosciute le attenuanti generiche. Nel dicembre del 2017 la Corte di Cassazione conferma 14 anni di reclusione per Marco Di Muro. I funerali di Federica si sono tenuti il 6 di novembre. Il sindaco Francesco Pizzorno ha dichiarato una giornata di lutto cittadino. La funzione religiosa è stata celebrata dal vescovo, il Monsignor Romano Rossi, e da diversi preti venuti da tutto il circondario. Hanno partecipato centinaia di persone che hanno visto uscire dalla chiesa Regina Pacis la bara bianca di Federica e stringevano in mano una rosa bianca. Palpabile la commozione dei presenti, moltissimi ragazzi che hanno assistito al rito funebre. Guarda quanti amici, guarda quanti ragazzi vicino a te, ha aggiunto il Monsignor Rossi, rivolgendosi idealmente a Federica. Gli abbracci, le parolacce, i casini di cui abbiamo perso il conto vengono ricordati dalle amiche di Federica nel corso della cerimonia. Con la voce spezzata spesso dalla commozione, sostenute dall'applauso dei presenti, le amiche descrivono Federica come una ragazza solare, dolce, sensibile, un po' lunatica, che mostrava una corazza dura come il ferro per nascondere timidezza e sensibilità. Un ricordo commosso anche dalle colleghe della cooperativa sociale di Anguillara, che raccontano una bambina travestita da donna per apparire più grande. Scusaci se non ti abbiamo capito abbastanza, se il mondo dei grandi non ha saputo cogliere quel tuo vivere fuori dagli schemi. Al microfono, situato vicino all'altare, si sono alternati amici e parenti per dare l'ultimo saluto alla giovane. Mancava invece il ragazzo che diceva di averla amata, Marco Di Muro. Nessuno di noi potrà mai sapere come sarebbe ora Federica. Non sapremo mai quello che avrebbe scelto di fare nella vita. Non ha avuto l'occasione di scegliere il suo futuro. Questa possibilità le è stata negata. La sua vita si è fermata a 16 anni e mentre i suoi familiari invecchieranno, lei rimarrà sempre la stessa. Lo zio di Federica, Massimo Mangiapelo, che è uno scrittore e un giornalista, ha scritto un libro in memoria della nipote, Federica, la ragazza del lago. Un libro dove racconta questa tragedia dal punto di vista dei familiari. Il libro contiene una toccante poesia e le foto che la moglie Laura aveva fatto a Federica, parte delle quali troverete anche nel video. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella sezione della community lascio sempre gli aggiornamenti sui vari casi che continuo a seguire. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!